Salve a tutti, benvenuti a questa guida introduttiva di TradeStation. Oggi terremo la lezione numero 9. Il titolo della lezione di oggi è Negoziazione di opzioni con Option Station Pro. Quindi ci soffermeremo sul nuovo Option Station Pro e vi mostrerò alcune delle funzioni che abbiamo messo a disposizione. Per quelli che si uniscono a noi per la prima volta, il mio nome è Jesus Nava e sono il responsabile della formazione e preparazione dei clienti di TradeStation. È un piacere essere qui a presentarvi questo materiale. La guida introduttiva a TradeStation è una serie educativa ed è per questo che oggi teniamo la lezione numero 9. Ma se guardate il calendario, abbiamo ancora altre 3 lezioni da fare. Va bene? Il PDF del corso di oggi è disponibile nella sezione documenti in basso a destra del lettore. La presentazione che segue ha scopi esclusivamente didattici. Non è in nessun modo una raccomandazione di TradeStation. Perfetto. Possiamo cominciare. Come ho detto prima, questo è un corso che metterà in evidenza Option Station Pro. Concentreremo la nostra attenzione sulla funzionalità. Quindi non si tratta di un corso per imparare a negoziare le opzioni, ma piuttosto di come utilizzare gli strumenti disponibili in Option Station Pro per aiutarvi nella vostra analisi e negoziazione delle opzioni. Option Station Pro è completamente integrato in TradeStation, in modo che tutti i dati provengono da TradeStation stesso. Non è necessario iscriversi nuovamente o accedere di nuovo a Option Station Pro. Per lanciare Option Station Pro, fate clic sul Trading Gaps Launcher e Option Station Pro è uno dei pulsanti visualizzati. Una delle cose belle di Option Station Pro è che, anche se è completamente integrato in TradeStation, si avvia come un programma separato. E l'idea posta alla base di ciò era che Option Station Pro potesse utilizzare al meglio lo spazio del vostro monitor per consentirvi di vedere quante più informazioni possibili. Quindi essi sono direttamente collegati, ma come potete vedere sul mio Option Station Pro, sono avviati in applicazioni separati. E potete utilizzare una o l'altra. Partiamo descrivendo alcuni dei menu presenti qui e il modo in cui possono esservi d'aiuto. Inizio con la barra dei menu. Notate che vi sono menu separati, abbiamo File, View e Appearance, che significa aspetto. Nel menu File avete la funzionalità di salvataggio. Se Save and Exit, cioè salva ed esci, è premuto o evidenziato come lo è sul mio schermo, significa che ogni volta che uscite da Option Station Pro, essa ricorda quale asset sottostante state guardando e tutte le diverse impostazioni che avete applicato a Option Station Pro. Quindi non dovete preoccuparvi di salvare ogni volta, perché viene fatto automaticamente all'uscita. E questa è una caratteristica attivata per impostazione predefinita. Se apportate delle modifiche a Option Station Pro e volete ripristinare l'ultima modifica salvata in precedenza, vi basta fare clic su questo bottone che dice Load Last Saved, cioè carica l'ultimo salvataggio. Se apportate modifiche a Option Station Pro e l'avete reso irriconoscibile rispetto all'impostazione predefinita, ma volete ripristinarlo a quell'impostazione, potete fare clic su questo pulsante che dice Reset. Facciamo alcune modifiche al nostro ambiente della Option Station Pro e vi mostrerò come è possibile utilizzare la funzionalità. Naturalmente c'è un'opzione per uscire e un'opzione per andare alla guida in Option Station Pro. Un clic su uscita ovviamente vi fa uscire da Option Station Pro. È come cliccare sulla X in alto a destra della vostra applicazione Option Station Pro. Ve la chiude. Se vi occorre di nuovo, vi basta ritornare al Trading Apps Launcher in TradeStation, cliccare sul tasto Option Station Pro e dovrebbe riaprirsi per voi. Voglio mostrarvi quali sono le opzioni presenti in questa scheda della barra dei menu chiamata View, cioè visualizza. In View potete vedere come vengono evidenziate tutte le diverse opzioni. Questa modalità vi viene offerta di default da Option Station Pro. Si vede tutto. Ci sono alcune sezioni di Option Station Pro che potete disattivare. Diciamo che state solo analizzando le modifiche alle opzioni, i diversi spread e state guardando i grafici. Sapete che per qualche tempo non sarete occupati con posizioni teoriche o posizioni reali.
Benissimo, se cliccate su queste due opzioni, come le posizioni teoriche, appunto vado su View e clicco su Theoretical Positions, cioè posizioni teoriche, notate come i due pannelli in fondo al mio Option Station Pro scompaiono. E posso tornare al menu View per riattivarli, quindi esercitatevi pure con il pulsante, perché vi darà la possibilità di disattivare e attivare i diversi pannelli in Option Station Pro. Una buona domanda. Qual è la differenza tra Option Station Pro, Option Station Analysis e Option Station Search? Alla fine, Option Station Pro è stato progettato per sostituire Option Station Analysis e Option Station Search. Infatti, questi ultimi due erano due strumenti separati forniti con TradeStation. Ma abbiamo creato un'applicazione unica e totalmente diversa chiamata Option Station Pro. E questa sostituirà perfettamente, come ho detto prima, Option Station Analysis e Option Station Search. La maggior parte delle funzioni che utilizzate in Option Station Analysis e Option Station Search sono già incorporate in Option Station Pro. In realtà, quando passate alla versione TradeStation 9.5, non vedrete Option Station Analysis e Option Station Search, perché questi due prodotti sono stati gradualmente eliminati, quindi vi risulterà soltanto Option Station Pro. Una delle caratteristiche che molti utenti cercano in Option Station Pro è la possibilità di personalizzare l'uso di Easy Language. Beh, gli utenti che dispongono di indicatori personalizzati e tecniche di analisi personalizzate che funzionavano in Option Station Analysis non possono ancora, purtroppo, utilizzarle in Option Station Pro. Quindi ci sono molti utenti là fuori che utilizzano ancora le vecchie versioni di TradeStation in modo da avere accesso a Option Station Analysis e Option Station Search. Ma, come vedrete oggi, Option Station Pro è ricca di funzioni. In effetti, alcune delle caratteristiche che sono in Option Station Pro non fanno parte di Option Station Analysis e Option Station Search. Così avete più cose rispetto alle versioni precedenti di Option Station. Craig, vedo la tua domanda sul collegamento a radar screen. Sì, in realtà abbiamo creato o migliorato il collegamento Option Station Pro per permetterti di collegare il tuo Option Station Pro alla barra degli ordini e anche alla creazione di grafici. Così puoi tracciare le diverse opzioni degli asset sottostanti e anche la modifica delle opzioni. Adesso vi mostro come potete farlo in Option Station Pro. Parliamo dei pannelli prima ancora di occuparci delle opzioni, perché penso che ci sia molta confusione sul tipo di informazioni disponibili nel mio Option Station Pro. Innanzitutto, in cima, dove c'è il cursore, si trova in orizzontale il pannello degli asset sottostanti, chiamato appunto Asset Panel. E, più o meno come dice il nome, vi dà informazioni sull'asset sottostante. Avrete la possibilità di modificare l'attività di qualsiasi simbolo che volete monitorare. Abbiamo opzioni su indici e abbiamo opzioni di titoli in Option Station Pro in questo momento. Se siete alla ricerca di opzioni su Future, non sono purtroppo ancora disponibili in Option Station Pro. Quindi andiamo avanti. Il pannello più in basso, la barra del titolo blu che vedete qui, è quello selezionato al momento e si chiama Option Chains, cioè catene di opzioni. Il pannello Option Chains, che è questo grande riquadro al centro del mio Option Station Pro, ha diverse schede nella parte inferiore. La Option Chains, appunto, ha quattro schede. Ha le Option Chains, ha una 2D Graph Tab, cioè una scheda per grafico bidimensionale, una 3D Graph Tab, cioè una scheda per grafico tridimensionale, e ha poi anche la Search Tab, cioè la scheda di ricerca. Tutte queste schede possono essere separate dal pannello e rese un pannello a sé stante, e ve lo dimostro. Diciamo, ad esempio, che volete avere il grafico 2D in un pannello separato qui sul lato destro. Allora, se clicco sulla scheda e la trascino, vedrete come il pannello grafico è ora una finestra mobile. Infatti,
posso trascinarla con il cursore. Diventa piccola, non rilascio ancora il tasto del mouse, ma avete questa specie di piccolo aggeggio direzionale che vi permette di vedere dove andrà il pannello. Quindi, se vado qui in cima, metto il cursore qui in alto, vedete l'ombra ombreggiata in cima? Ecco, questo è il punto in cui verrà rilasciato il pannello che sto trascinando. Se lo metto qui a destra, vedete l'ombra lì a destra? È lo spazio che il pannello occuperà. Se metto il cursore in mezzo, notate che occupa tutto lo spazio. È perché sta per essere aggiunto come scheda nella parte in basso a sinistra. Notate come l'ombra è in realtà una scheda in fondo. Se vado fuori da questo aggeggino nel mezzo, diciamo che vado qui tutto a destra, notate come l'ombra ora occupa l'intero Option Station Pro, facendomi sapere che il grafico sarà proprio lì sul lato destro, occupando tuttavia tutto lo spazio da cima a fondo. Diciamo per esempio che vogliamo solo farlo qui in questa area sul lato destro. Passo col mouse sull'area della piccola croce al centro dello schermo, la vedo ombreggiata a destra e rilascio. Vedete ora che il mio grafico si è ancorato sul lato destro. In realtà posso portare il cursore qui al bordo centrale e posso ridimensionarlo in modo da vedere un'area maggiore del grafico. Qui nel pannello di Option Chain ora ho tre schede invece di quattro. Ho le Option Chain, 3D Graph e Search, perché ho tolto il grafico 2D e l'ho portato qui con me come un pannello separato. Potete fare tutti i tipi di cambiamenti qui in Option Station Pro per adattarlo alle vostre preferenze. Diciamo che in fondo, invece di avere posizioni reali a sinistra e posizioni teoriche a destra, voglio avere questi due pannelli combinati in un unico riquadro con schede. Schede simili a quelle che vedo nella Option Chain. Quindi diciamo che prendo le mie posizioni reali. Notate che vi clicco su e appaiono evidenziati in blu. A questo punto clicco e trascino qui sulla mia piccola croce in basso e me le metto proprio in mezzo. Osservate come la scheda all'estrema sinistra sta per essere aggiunta al pannello. Quando rilascio a metà, ho la scheda delle posizioni reali e quella delle posizioni teoriche e passo avanti e indietro tra le schede. Quindi è interessante la possibilità di fare tutti questi cambiamenti in Option Station Pro. Se voglio trasferire queste due schede qui in alto, posso farlo semplicemente cliccando sulla barra del titolo, trascinandole in attesa che la piccola croce appaia e lasciandole cadere qui in mezzo. Ora, notate come ho 5 schede diverse. Posizioni reali, posizioni teoriche, Search, 3D Graph e Option Chains. Quindi, qualunque cosa sia più comoda per voi, fate in modo di cliccare sulle schede e trascinarle. So che ci vorrà un po' di tempo per abituarsi alla funzionalità, ma è lì per farvi personalizzare il vostro Option Station Pro nel modo più comodo per voi. Diciamo che fate molti cambiamenti. Non vi piace ciò che state vedendo e volete tornare all'impostazione predefinita di Option Station Pro. Beh, andate al menu File e cliccate sull'opzione che dice Reset to Default, cioè ripristina all'impostazione predefinita. Una volta fatto, ci dà un avvertimento, ci dice: stai per modificare il layout delle finestre in Option Station Pro. Questa operazione non può essere annullata. Vuoi continuare? Se clicco su OK, notate come la mia Option Station Pro viene reimpostata alla modalità della prima installazione. Ok. Michael, vedo la tua domanda. Non ci sono modelli di aree di lavoro, quindi non si può aprire un'area di lavoro in Option Station Pro? Option Station Pro, come ho detto prima, è come un'applicazione a parte. Ecco, nota che non si apre all'interno di un'area di lavoro, ok? Non sono le procedure consuete che si seguono quando si crea un grafico o una matrice che è possibile salvare in un'area di lavoro. Questa è un'applicazione completamente separata e viene salvata solo quando la chiudete, quando uscite cioè da Option Station Pro. John, vedo che hai, cioè dici di avere posizioni aperte, ma non le vedi nel Trade Manager. Cioè, le vedi in Trade Manager ma non in Option Station Pro? Non so quale potrebbe essere la causa di ciò, se ci sono posizioni aperte.
Dovresti essere in grado in realtà di vederle in Option Station Pro se hai caricato il sottostante. Ci daremo un'occhiata. Vi mostro com'è possibile caricare attività sottostanti. Sì, dovrebbe essere corretto. Se osservate Option Station Pro in TradeStation 9.1, potreste non avere accesso in effetti alla scheda Search. Questa è la nuova funzionalità aggiunta per la versione 9.5, quindi se vi è piaciuta la ricerca, vi piace il modo in cui funziona, la illustreremo qui. E se la volete avere, dovrete fare l'aggiornamento alla versione 9.5. L'appearance è un'altra scheda, o chiamiamola menu, in alto, che vi permette di modificare la percezione e l'aspetto di Option Station Pro. Per impostazione predefinita, sta utilizzando il rivestimento o i colori di Option Station Pro, ma potete cambiarlo in questo viola. Notate come cambia l'intero aspetto e la percezione di Option Station Pro. Quindi vado ad Appearance e abbiamo il blu di Office 2010, abbiamo il nero, Dark Room e il Metropolis scuro. Al momento non c'è alcuna possibilità di personalizzare i colori. E questo è uno dei limiti di Option Station Pro, ma un giorno vi daremo pieno accesso alla modifica dei colori in Option Station. Ma qui in Appearance potete scegliere uno qualsiasi dei modelli che abbiamo a disposizione. Tende a piacermi lo sfondo scuro di default di TradeStation, crea un forte contrasto quando osservate le catene e le informazioni contenute al suo interno. Vi abbiamo anche offerto la possibilità di aumentare la dimensione del carattere, quindi se la dimensione del carattere è troppo piccola, venite qui ad aumentarla. Basta sapere che quando si cambia la dimensione del carattere, si deve chiudere Option Station Pro e riavviarlo. Così vi dà la conferma che le impostazioni del carattere verranno applicate la prossima volta che si avvia Option Station Pro. Quindi clicco su OK e lo lascio. Andiamo avanti e iniziamo a guardare la funzionalità. La prima cosa che facciamo è caricare il simbolo sottostante e per questo dovete guardare in alto a sinistra del vostro Option Station Pro e avrete questo riquadro a discesa. Otterrete una lista di tutto ciò che potete seguire in Option Station Pro. Così avete tutte le azioni opzionabili, compresi gli indici. Quindi, se siete alla ricerca di opzioni sull'indice S&P 500, dovete solo cercarlo, selezionarlo e caricarlo in Option Station Pro. Invece di utilizzare il menu a discesa per trovare quello che state cercando, poiché la finestra a discesa ora è a scorrimento, avete migliaia di simboli qui. A volte è difficile trovare quello che state cercando. Fate clic all'interno del riquadro e iniziate a digitare i caratteri di ciò che state cercando. Potete digitare il simbolo, potete digitare una descrizione, e Option Station Pro cercherà tutte le corrispondenze. Beh, facciamo un esempio. Diciamo che stiamo cercando Microsoft. Vedete, non appena inizio a digitare MS per Microsoft, ho tutto ciò che corrisponde a MS e il menu a discesa mi mette in evidenza MS. Così io so che corrisponde non solo il simbolo, ma anche la descrizione. Bene, vado ancora avanti a MSF. Ora ho due simboli che corrispondono a MSF. Posso fare un altro passaggio e digito T. Quindi Microsoft è l'unico simbolo che corrisponde alla descrizione. Ma se cerco per descrizione, ecco, vado avanti e rimuovo il simbolo e digito Microsoft. Notate che potete anche cercare per descrizione e la funzionalità sarà abbastanza intelligente da cercare tutto ciò che corrisponde ai caratteri che avete digitato nel campo. Quindi clicco su Microsoft e Option Station Pro caricherà i dati di Microsoft all'interno di Option Station Pro. Benissimo. Così abbiamo caricato Microsoft. Quindi mostra la descrizione della società, otteniamo il simbolo, le informazioni o i dati per Microsoft, abbiamo l'ultimo prezzo negoziato, la variazione netta, le informazioni riguardanti l'offerta e la domanda, i volumi dei prezzi massimi e minimi, e la volatilità storica. Se volete visualizzare maggiori informazioni o se volete modificare la collocazione delle diverse colonne, potete farlo. Ad esempio, diciamo che volete mettere la volatilità storica accanto all'ultimo prezzo negoziato. Basta semplicemente cliccare sull'intestazione e trascinarla sulla penultima.
Notate che quelle freccette bianche vi portano dove l'intestazione di colonna verrà a cadere una volta che avrò rilasciato il pulsante del mouse. Ecco, ora la volatilità storica è penultima. Se volete passare attraverso i menu, fate clic col tasto destro su una qualsiasi delle intestazioni delle colonne e andate a Format Columns, cioè formatta colonne. Nella finestra di dialogo Format Columns sul lato destro avete le Selected Columns, cioè le colonne selezionate, e queste sono le colonne attualmente visualizzate. Sul lato sinistro ci sono tutte quelle disponibili da inserire nel pannello Asset. Se volete aggiungere altre colonne, diciamo che voglio aggiungere la Protocol Volume Ratio, cioè il quoziente protocollo volume. Ecco, la aggiungo. E va qui alla selezionata. Posso lasciarla lì sul lato destro o posso cliccare sui pulsanti sposta su o sposta giù per modificarne la posizione. Quindi faccio clic su OK. E fornisce le informazioni qui in alto. È molto facile personalizzare le colonne e i dati che vengono mostrati lassù. Quindi guardate pure tutte le colonne che ci sono. Andiamo avanti e guardiamo le Option Chains. Vedo alcune domande sul caricamento delle Option Chains. Una volta che avete digitato un simbolo in cima, Option Station Pro caricherà le chains in mezzo. Allora, sono raggruppate per data di scadenza e avete una combinazione di tipi di opzioni. Avete le opzioni mensili, settimanali e trimestrali, quindi sono tutte assieme nella stessa visualizzazione. Avete la data esatta di scadenza e avete anche la quantità di tempo mancante alla scadenza. Così, quelle più in alto, le opzioni mensili di settembre scadono fra 4 giorni, 2 ore e 33 minuti. Ora, Option Station Pro fornisce informazioni dettagliate sul conto alla rovescia per la scadenza o alla scadenza per le opzioni settimanali. È molto interessante vedere come le opzioni settimanali sono sensibili al tempo mancante alla scadenza. E se usiamo cifre intere come giorni interi, un giorno trascorso su un'opzione settimanale rappresenta un lungo periodo di tempo e vedrete quanto i valori delle opzioni sono sensibili al termine di scadenza. Quindi, avendo la scadenza suddivisa in ore e minuti, naturalmente, calcola i valori per queste opzioni con una risoluzione più fine. Sulla sinistra abbiamo i segni più, che vi permettono di espandere e comprimere la visualizzazione. Notate che posso cliccare su uno dei più ed espandere quella visualizzazione particolare. Ora, si possono visualizzare le date mensili? Ecco, ho sentito questa domanda. Dunque, diciamo che non volete vedere quelle settimanali, non volete vedere quelle trimestrali. Sì, potete farlo, e per farlo dovreste utilizzare le impostazioni qui sul lato destro. Molte delle opzioni che vedremo saranno disponibili sulla scheda Impostazioni. È un unico posto nel quale controllate molte funzionalità di Option Station Pro. Quindi vado alle Impostazioni e scorro verso il basso per la selezione di Option Chains. E se non voglio vedere quelle settimanali, devo solo deselezionare la casella Show Weekly Options, cioè Mostra Opzioni Settimanali, e deselezionare la casella Quarterly Options, cioè Opzioni Trimestrali. E poi deselezionare la casella Non Standard Options, cioè opzioni non standard. Una volta fatto e cliccato sulla scheda impostazioni, qui nella scheda in Option Chains vedo solo opzioni mensili. E se volete vederle di nuovo, vi basta andare al pannello impostazioni ancora una volta sotto Option Chains e cliccare su settimanale e trimestrale, così le avete incluse nella catena. Le opzioni settimanali vi indicano anche il numero della settimana, così avete settimana 1, settimana 2, settimana 4 o addirittura settimana 5. Billy, la tua domanda di ampliare quello che abbiamo qui in relazione alle date di scadenza. Quindi, se volete ampliare le date di scadenza o gli strike price, c'è un'impostazione che consente di farlo. Vado qui ad aprire i September mensili. Ecco, questi scadranno tra 4 giorni, ma qui ho tutti gli strike price in mezzo. Non so se questo è tutto, ma voglio andare alla scheda impostazioni sulla destra e sotto Option Chains notate che gli strike massimi da caricare sono impostati su 40. E non so quale sia effettivamente l'impostazione di default, potrei aver già cambiato la mia, ma la potete diminuire. Diciamo
che volete visualizzarne un limite di 10. Così non va avanti ininterrottamente sugli strike price. Ecco, notate che non appena seleziono il 10, le mie option chains sono aggiornate e vedo solo un totale di 10 strike price per scadenza. Se volete vedere particolari finestre temporali delle date di scadenza, vi consiglio di venire qui sulla impostazione Max Expiration, cioè scadenza massima, per caricarle e avete la possibilità di impostare tutte. Una volta fatto, clicco di nuovo qui nelle Option Chains e comprimo settembre mensile. Ecco, notate che le finestre temporali si estendono al 2015, 2016 e 2017. Così potrete ottenere l'intera gamma di opzioni per il futuro e anche una più ampia gamma di strike price per la catena. Mark, è possibile colorare il mensile settimanale in modo diverso? Dunque, non ancora. Non è una funzione incorporata in Option Station Pro, quindi dovresti attivarla e disattivarla se fosse necessario filtrarla in ogni caso. Torniamo alla mia scheda impostazioni e vado avanti a modificarla per avere qualche opzione in più a disposizione. Dunque, facciamo così. Strike prices metto 20, data di scadenza metto 5, meno di 8 così abbiamo più mensili, ecco, perfetto. Quando apro i mensili vedo i miei strike price in mezzo. Questo è standard in tutte le piattaforme di trading delle opzioni. Avete i call a sinistra e i put a destra. Ecco, questi sono i dati. E avrete dati in tempo reale se vi siete abbonati al pacchetto Options. Credo che in TradeStation si chiami OPRA, che sta per Option Pricing Reporting Authority, cioè autorità responsabile per la fissazione dei prezzi delle opzioni. Quindi, una volta che vi siete abbonati a quel pacchetto, dovreste essere sempre in tempo reale per le opzioni. Se aprite Option Station Pro e non ha alcun dato, probabilmente è perché non siete registrati a Options Data, cioè ai dati delle opzioni. Così, come siamo riusciti a modificare le colonne per il pannello Asset, potete farlo anche nel pannello Option Chains. Così le colonne che sono qui sono di default. Ma se volete rimuovere o aggiungere altre informazioni, vi basta cliccare col tasto destro su una qualsiasi delle intestazioni delle colonne e andare a Format Columns. Qui a destra avete Select Data, cioè seleziona dati, quelli che vengono visualizzati in questo momento, ma avete una dozzina o due di colonne differenti sotto il riquadro disponibile che potete aggiungere alla vostra catena se volete guardare qualche altra informazione che non è visibile di default. Craig, vedo la tua domanda o il tuo commento sulle risorse in Option Station Pro. Dunque, se hai impostato gli strike price e le date di scadenza al massimo su tutte, potresti scoprire che il vostro Option Station Pro inizia a utilizzare una quantità maggiore di risorse di sistema. Perché ci sono più dati da aggiornare e più simboli da caricare. Quindi stai attento quando cambi queste impostazioni al massimo, perché potresti esporre il computer a eccessivi sforzi. Ci sono alcune impostazioni qui che renderanno il vostro Option Station Pro un po' più efficiente. Se torno al pannello impostazioni, noterete che verso il basso c'è un'impostazione chiamata aggiornamento prezzi fissata in modalità fast, cioè veloce, sul mio schermo. Quindi avete fast, medium e slow, che è la lenta. A seconda dell'importanza dei dati, potete cambiare la frequenza degli aggiornamenti di Option Station Pro. Se volete sapere quanto è veloce, guardate qui in basso, perché quando cliccate su una qualsiasi impostazione all'interno del pannello di impostazioni in fondo, vi darà una descrizione della modalità di impostazione. Spostiamola un po' per vedere di più. La modalità Fast, che è quella di default, aggiorna i prezzi e il calcola circa ogni secondo. Ora, se moltiplicate per le centinaia di opzioni diverse dei simboli che Option Station Pro carica, sono molti calcoli al secondo. Così, assicuratevi di guardare solo le date di scadenza e gli strike price di cui avete effettivamente bisogno. Così, guardate i prezzi delle opzioni solo con la necessaria frequenza.
Se avete bisogno di guardare i prezzi delle opzioni e di averli aggiornati soltanto ogni 2-3 secondi, naturalmente ciò riduce la quantità di risorse di sistema utilizzate da Option Station Pro. Così Medium è ogni 2 secondi e Slow è ogni 3 secondi, che è un tempo ancora abbastanza veloce, e vi darà la possibilità di modificare le impostazioni in Option Station Pro per renderle un po' più efficienti. Se trovate che il computer abbia un'esecuzione un po' lenta, quando avete tutte queste date di scadenza e tutti questi strike price in esecuzione allo stesso tempo. Peter, chiedi se si vedono solo i call o solo i put. Dunque, no. Questa funzionalità non è disponibile in Option Station Pro. Vedi sempre i call e vedi sempre i put. Si tratta di un commento interessante perché penso che a volte vorreste concentrarvi solo sui call, quindi è inutile avere l'aggiornamento contemporaneo dei put. Così lo suggerirei ai nostri responsabili di prodotto in modo che possano mettere questa cosa in atto. Grazie per il commento. Va bene. Option Station Pro fornisce un meccanismo di ombreggiatura che consente di individuare le opzioni in the money. Ed è per questo che Option Station Pro ombreggia quelle opzioni con un colore più chiaro. Lo stesso vale per un put. Un put che è in negoziazione ma ha uno strike price di 47 o 48, ecco, quelle sono opzioni in the money e potete vederle ombreggiate in un colore più chiaro. Inoltre, vedete che abbiamo alcune colonne di colore rosso e blu. Queste colonne sono sensibili ai click. Le colonne sensibili ai click vi permettono di negoziare quei particolari simboli di opzioni. Ve lo mostro. Dunque, diciamo che ci interessa in questo 45 call. Potete passare col mouse sopra l'ask o il bid le informazioni in tempo reale su bid e ask per questo 45 call, ok? Ma se clicco su ask, sto comprando quei call. Vi mostro cosa accade quando clicco su questo 136. Ecco, quando clicco, trasferisce automaticamente quell'acquisto di call qui al mio Theoretical Positions Panel, cioè al pannello delle posizioni teoriche. E non ho ancora negoziato questo call, ha solo creato una posizione teorica con l'utilizzo dell'analisi. Quindi queste colonne, quella rossa e quella blu, sono colonne sensibili ai click che quando vengono cliccate inviano automaticamente le informazioni in basso a sinistra, sotto il Theoretical Positions Panel. Quando ho iniziato a usare Option Station Pro, mi sono reso conto che cliccavo sulla rossa e la blu troppe volte. E ogni volta che cliccate, fa un'aggiunta al Theoretical Positions Panel senza che ve ne rendiate conto. Quindi, se questo accade anche a voi, se iniziate ad aggiungere cose qui in basso a sinistra sotto Theoretical Positions Panel e volete ripulire, è sufficiente cliccare sul pulsante All sull'angolo e avete l'opzione Delete All Spreads, cioè elimina tutti gli spread. Questi sono stati tutti aggiunti accidentalmente, quindi quando elimino tutti gli spread mi dà una finestra di conferma, dico sì e vanno via tutti. Nessun problema qui perché questi sono tutti teorici, non sono negoziazioni reali, quindi non abbiate paura di cliccare su bid e ask. Ricordate semplicemente che quando cliccate su bid e ask sono sensibili ai click e inviano informazioni al Theoretical Positions Panel. Va bene. Dunque andiamo avanti e diamo un'occhiata ad altre funzionalità qui. Per impostazione predefinita il pannello di Option Chains caricherà opzioni singole ed è quello che stiamo vedendo nelle Option Chains. Ma posso cliccare su questo menu a discesa e avete un Popular Option Spreads, cioè option spread più popolari, che potete selezionare. Quindi, se si seleziona il vertical, date un'occhiata a ciò che accade qui sulla mia colonna strike price, il mio strike price ora raggruppa due scadenze in una riga, perché è uno spread, o almeno uno spread vertical, cioè quando avete due strike price. Quindi, stessa scadenza, diversi strike price creano un vertical. Avete lo spread che è in the money, questo è uno spread 46,5, ma ancora una volta quando clicco su ask sul lato call notate come trasferisce le informazioni qui nel mio Theoretical Positions Panel. Ottengo informazioni globali sullo spread, ma
se clicco sul segno più qui sul lato sinistro, espande il mio spread e mi lascia vedere i dettagli dello spread. I dettagli sono buy one contract, cioè compra un contratto, poi vedo la data di scadenza, un contratto call and sell con la stessa scadenza ad uno strike price diverso. Stiamo esaminando diverse domande qui al momento, e del genere: come si fa a cambiare la quantità di opzioni da negoziare? Ecco, una volta che avete trasferito i dati al Theoretical Positions Panel, avrete la possibilità di cliccare all'interno della quantità e aumentare il numero di contratti che state negoziando. In questo caso particolare sono 5 contratti, e i dati del bid e ask provengono direttamente dalla borsa, almeno in queste colonne. Ma una volta che negoziate una posizione teorica, avrete la possibilità di avere un prezzo fisso. Quindi, proprio qui sulle informazioni del prezzo ho una casella di controllo. Questi sono i prezzi per il leg, ma posso deselezionarli e ho la possibilità di modificare i prezzi se voglio farlo. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto vado avanti e vi mostro anche qualche altra funzione. Ad esempio, la quantità è accumulata proprio qui. Tra l'altro, abbiamo le intestazioni delle colonne per la riga a destra sotto di essa. Abbiamo il type, cioè vertical. La descrizione è 5 Microsoft settembre, quel che è. Le righe qui sotto sembrano non avere intestazioni di colonna. Se volete vedere le intestazioni delle colonne per le informazioni o i dettagli di questo particolare spread, fate clic col tasto destro sulla riga stessa e avrete la possibilità di fare Show Column Headers, cioè mostra intestazioni delle colonne. Se clicco qui, notate come aggiunge un'altra fila di intestazioni di colonna. Ora vedo il lato, la quantità, la scadenza, lo strike, il tipo, il simbolo, il leg price e la volatilità. Infatti, se alcune delle informazioni sono rimosse, come ad esempio qui la scadenza è rimossa e si vedono i puntini di sospensione della stessa per il simbolo, ecco, posso mettere il cursore tra i due pannelli, il Theoretical Positions Panel e il Real Positions Panel, cioè il pannello delle posizioni reali, e allungarli. Così posso allungare il Theoretical Positions Panel in modo da vedere più informazioni. Quando clicco sulle caselle di controllo per il leg price, notate che ora il prezzo è statico. Esso non si aggiorna in tempo reale perché mi dà la possibilità di modificare il leg price se voglio farlo. Quindi, se clicco sulla X qui, notate come appare il segno di spunta ed i prezzi si aggiornano automaticamente al prezzo di negoziazione corrente. Così abbiamo un vertical in corso. Il motivo per cui abbiamo le intestazioni delle colonne nascoste è di utilizzare lo spazio in modo più efficiente. Una volta che sapete quali sono le informazioni disponibili, potete cliccare col tasto destro sulle intestazioni delle colonne e disattivarle in modo che si comprima tutto. Potete visualizzare ulteriori informazioni e monitorare le vostre posizioni teoriche meglio. Anche le informazioni presenti qui possono essere modificate. Quindi, se formattate le colonne, avete diverse colonne che potete aggiungere alle informazioni visualizzate. Grazie per la domanda, John. Ti riferisci al prezzo al meglio proprio qui. 5 a 0.26. Ora, questo prezzo viene automaticamente aggiustato quando cambi il leg price qui. Quindi, non appena lascio cadere qualcuno dei leg price, notate come i prezzi si aggiornano automaticamente in base alle modifiche che faccio qui ai miei spread e ai miei singoli leg. Quindi, è praticamente un trasferimento delle informazioni che si fa su base individuale. Per cambiare il prezzo dello spread, dovete venire qui ai singoli leg e modificarlo lì. Ora, un paio di cose prima di negoziare lo spread. In realtà voglio mostrarvi come negoziare questo particolare spread. Se volete scambiare le informazioni qua giù, vi basta cliccare sui puntini di sospensione a destra e vi dà la possibilità di scambiarle. Quindi, cliccando su Trade, qui, aprite quella che è chiamata Option Station Pro Order Bar, cioè la barra degli ordini di Option Station Pro.
con tutte le diverse impostazioni che potete regolare prima di inviare l'ordine. Prima di tutto, questo è un ordine di apertura. Potete cambiarne la direzione, ma naturalmente se cambiate per chiudere, notate che ha una specie di un errore perché non avete niente da chiudere. Dice, l'ordine può essere respinto, potrebbe essere necessario impostare l'open close per il simbolo Microsoft per aprire. Quindi, si rende conto che non avete posizioni aperte su questa particolare option spread. Così vi dà quell'errore. Quindi, questo è un ordine aperto per 5 contratti. Qui avete le informazioni sui simboli, gli strike price, la durata e poi le informazioni relative alla barra degli ordini. Questo è un limit order, cioè un ordine limitato, a 0.26, ma potete dire voglio comprare questo spread a 0.24 e questo è il vostro prezzo limite. Avete il percorso, la durata dell'ordine, il numero di conto, se disponete di più conti, e poi ci sono i pulsanti che inseriscono automaticamente il prezzo nel limit price, se non volete farlo manualmente. Così, cliccando in mezzo, i 25 centesimi vengono qui nel limit price, ma potete sempre regolarlo con le frecce direzionali. Bene, vado avanti e metto questo ordine alla negoziazione a 20 centesimi. Quando inserisco questo ordine mi dice qui che sto inserendo questo spread con informazioni sui prezzi e altre informazioni. Questa è una finestra di conferma e quando dico sì, qui in fondo, questa viene chiamata status bar, cioè barra di stato, e dice che è stato ricevuto. Ho un ordine per 5 call Microsoft con uno strike price di 46,5. Se volete guardare meglio l'ordine, noterete che qui in basso avete anche una order stub, cioè una scheda ordini. Appena porto il mio mouse sopra gli ordini, essi compaiono e posso vedere le informazioni sul mio ordine. Se clicco col segno più qui a sinistra, vedo i dettagli di questo ordine e ho un limit price di 20 centesimi per questo ordine in particolare. Se volete negoziare lo spread senza dover passare attraverso l'attuale Theoretical Positions Panel, diciamo che sapete di voler acquistare questo particolare spread, ok? Quindi se tenete premuto il tasto Ctrl e cliccate su Ask, genera automaticamente la barra degli ordini. Così potete saltare la fase di trasferimento delle informazioni al Theoretical Positions Panel e passare direttamente alla barra degli ordini. Ve lo mostro di nuovo. Premete il tasto Ctrl e cliccate su una delle celle che sono sensibili ai click sotto il bid e sotto l'ask. Quindi, se volete fare un put, cliccate su uno qualsiasi dei prezzi bid o ask a seconda se state andando lungo o corto ed esso lancia automaticamente l'ordine senza dover utilizzare il Theoretical Positions Panel. Lo cancello. Bene. Peter, hai fatto una buona considerazione. Quando si fa put in o trade, cioè quando si fa put in and trade, ecco, ve lo mostro subito. Probabilmente avete visto questo put in and trade in TradeStation. Quando guardo le mie posizioni reali in OptionStation Pro, i miei leg sembrano non assegnati. Ecco, se ricordate, avevo negoziato un vertical, ma ora li vedo non assegnati. OptionStation Pro ha una funzione chiamata Spread Master che vi permette di creare gli spread in ogni modo possibile. Non deve necessariamente essere il modo in cui li avete negoziati, ma potete costruire nuovi spread. I puntini di sospensione qui a destra, so che sono fuori dallo schermo, ma la seconda opzione qui dice Create New Spread, cioè crea un nuovo spread. Quando clicco lì, notate che cosa accade nel Real Positions Panel. Ne ho uno personalizzato e lo chiamo Shell, perché rilascio le informazioni in questa Shell in modo che le mie posizioni reali possano essere identificate con un nome. E quello che faccio adesso è cliccare sui piccoli leg o i singoli leg e farli cadere dentro quel Shell. Bene, comincio con quello lungo. Clicco il bottoncino sull'angolo qui e la carotina che vedete per quella riga. Ecco, vi clicco sopra e lo trascino nella shell personalizzata. Ecco, notate l'evidenziazione. L'evidenziazione vi indica dove quel leg sarà rilasciato. Quando lo rilascio,
Notate come ora identifica quel leg come singolo. Ma porto giù anche il mio corto, cliccando sul piccolo riquadro qui e poi trascinandolo in cima alla mia shell. Non appena lo lascio cadere, ecco, notate come lo identifica automaticamente come vertical. È vero che quando negoziate gli spread in TradeStation e andate alle vostre posizioni reali sono tutti singoli leg. Ma con l'aiuto di Spreadmaster potete venire qui e trascinare i singoli leg in una shell e creare i vostri spread. Così ora ho la possibilità di cliccare su questi puntini di sospensione a destra e dire Close this spread, cioè chiudi questo spread, che è una delle opzioni, oppure roll this spread, cioè rolla questo spread, soprattutto se volete mantenere la posizione. Ma ora sta andando a scadenza e lo potete rollare alla prossima scadenza se avete bisogno di farlo. Se clicco su Close this spread, notate che porta su automaticamente la barra degli ordini e inverte la mia direzione se è chiusura o apertura. In questo caso è un'operazione di chiusura dello spread che avevo aperto. E posso fare... facciamolo. È un ordine al meglio. Quando inserisco quell'ordine, clicco sì su questa conferma. Appunto, dico sì. Il mio ordine è eseguito e notate come ora i miei leg qui sul Real Positions Panel si mostrano flat. Se volete che queste informazioni scompaiano dalle vostre posizioni reali, se non volete vedere leg piatte, cliccate sul pulsante All e c'è un'opzione qui che dice Rimuovi i flat leg. Ecco, scusate per il menu che non appare bene a destra. Anzi, rendo mobile questo pannello per farvi vedere le informazioni. Lo trascino e lo rendo mobile. E posso ridimensionarlo. Bene. Quando clicco sul pulsante All, ho la possibilità di rimuovere i flat leg e notate come l'informazione scompare? Ho appena fatto doppio clic sulla barra del titolo per farla cadere di nuovo in basso a destra. Dunque, John, la tua domanda. C'è un modo per vedere la redditività di ogni posizione delle opzioni? Risposta. Sì, c'è. In realtà, nota qui il mio Theoretical Positions Panel. Ho un vertical selezionato. Le caselle di controllo che vedete qui sul Theoretical Positions Panel e avete visto anche le caselle di controllo sulle posizioni reali, vi consentono di inviare le informazioni al grafico. Se clicco sul mio grafico 2D, vedrò il profilo PNP di questo particolare spread. Ora, ci sono molte informazioni qui nella rappresentazione grafica. Vorrei cercare di andare oltre i vari prezzi che state guardando perché è davvero interessante. Prima diamo un'occhiata alla volatilità. Questa linea gialla che si vede nella parte inferiore della colonna gialla è la volatilità di Microsoft basata sulla volatilità storica. La volatilità può essere regolata e modificata con qualsiasi calcolo. Se vado alla scheda impostazioni e scorro fino in cima, notate che la fonte della volatilità è storica. Ma se clicco sulla parola storico, potete avere il numero stabilito o anche utilizzare l'indice VIX, quindi la volatilità storica in questo particolare esempio, se si guarda qui alla barra della volatilità storica, utilizza 100 barre indietro. Così vi dà la possibilità di utilizzare la volatilità storica, ma anche di cambiare il numero di giorni a ritroso che la volatilità sta utilizzando per darvi un cono di volatilità. Quando guardo la volatilità, in questo caso la linea gialla, mi piace mostrare la croce qui. Ecco, fammi vedere se trovo quelle informazioni qua. Proprio qui sotto impostazioni del grafico 2D ho messo un segno di spunta dove dice Show Cross Points, cioè mostra i punti d'incrocio. E vi spiego perché. Date un'occhiata a ciò che accade qui nel mio cono di probabilità. Quindi come mettere un segno di spunta ai punti d'incrocio. Esso fornisce automaticamente informazioni dettagliate sui prezzi che il cono di volatilità sta mostrando graficamente. Vado avanti e clicco sul pannello impostazioni e mi concentro sul pannello. Posso fare un po' di zoom qui sul grafico andando su impostazioni, perché notate come tutto sembra schiacciato nel mezzo? Ecco, posso fare uno spostamento di X o uno zoom di X. Quando faccio uno zoom di X, notate come mi amplia un po' i valori in base a un trend particolare. Perciò lo lasciamo così e vediamo esattamente cosa sto guardando. Ecco,
Ho solo aumentato un po' lo zoom. Notate che i prezzi correnti sul fondo appunto del mio cono, ecco, questo è il prezzo corrente di Microsoft a 46,16. Corrisponde al prezzo qui in cima alla mia Option Station Pro. E potete vedere 45,47 a sinistra del cono e si vede anche 46,84 alla destra del cono. So che i numeri sono un po' piccoli, ma sullo schermo dovrebbero essere un po' più grandi. Ecco, mettiamolo in questo modo. Ora, queste sono le probabilità che Microsoft sia compresa tra 45,48 e 46,84. Potete vedere la probabilità qui sull'etichetta o sulla linea dati dove si dice che c'è la probabilità del 68% che Microsoft sarà compresa tra questi due prezzi. Potete modificare le varianti standard del cono di probabilità venendo qua alla scheda impostazioni. Ora, quanto è utile questo cono di probabilità? Se lo mettete sotto il grafico per il vostro spread, saprete quali sono le probabilità che il vostro spread non faccia soldi. Ora, avete diversi spread che lavorano per voi o forse state analizzando diversi spread e in base alla volatilità sapete esattamente se questi spread rientrano nella traiettoria del prezzo. Vi mostro un esempio. Vado qui al mio Theoretical Positions Panel, rimuovo questa posizione teorica, clicco sui puntini di sospensione e quindi su Delete Spread, cioè elimina spread. Ecco, notate come il grafico si cancella automaticamente. Vado alle mie Option Chains, ma invece di usare il Vertical, qui utilizziamo una strategia Iron Condor. Sì, utilizziamo un Iron Condor. Quindi quando clicco su un Iron Condor, diciamo qui e ne uso uno che è In The Money, e ne uso un altro che è Out of the Money. Ecco, notate che ho tre diverse strategie Iron Condor sul mio stream. Quando vado al grafico 2D, notate come il grafico unisce il PNP dei tre Iron Condor. E se cerco il grafico, so che uno di loro è all'interno del cono di probabilità. Ecco. Così, se guardate il cono di probabilità proprio sotto il grafico, sapete esattamente quali sono le possibilità che il prezzo colpisca l'area di profitto del vostro spread. Inoltre, è molto improbabile che Microsoft negozi dove i miei altri due Iron Condor sono in questo momento. Spero che tutto questo sia chiaro. Diciamo che è un modo di guardare il cono di probabilità proprio sotto il grafico PNP, appunto per dare un'indicazione di dove sarà il prezzo. Vado qui a All di nuovo e vado a Remove or Delete All Spreads, cioè rimuovi o elimina tutti gli spread. Quindi il mio grafico è di nuovo vuoto. Bene. Andiamo avanti e diamo un'occhiata e vedo anche il tuo commento, John, per tracciare le posizioni e vedere che cosa fanno riguardo alla redditività. Così, quando apro una negoziazione, ecco sì, lo faccio qui. Vado qui ai miei spread e al vertical. E diciamo che negozio un call vertical e quindi un put vertical. Così ho due verticali sullo schermo. Anche questa è una funzionalità molto interessante, dove potete combinare diversi spread. Così i leg di uno spread nel mio Theoretical Positions Panel possono essere trascinati uno sopra l'altro. Ora, notate che sto semplicemente cliccando e trascinando, e non appena trascino gli altri due leg nell'altro, si trasforma in un Iron Condor. Quindi, la possibilità che avete di trasferire i leg, spostarli verso un altro luogo e creare nuovi spread è una bella funzionalità. Se voglio negoziare questo Iron Condor, clicco sui puntini di sospensione qui a destra e clicco su Trade, cioè negozia. Bene. Andiamo avanti e negoziamo questo Iron Condor al meglio. Inserisco una negoziazione e l'ordine si conclude e viene eseguito.
Bene, e se vado al mio Real Positions Panel, vedo i miei quattro leg, giusto? Ora, questi quattro leg sono i singoli leg, ma come vi ho mostrato in precedenza, vado avanti e rendo mobile il mio Real Positions Panel, posso cliccare sul pulsante dei puntini di sospensione e creare un nuovo spread. E posso rilasciare questi leg in quella shell per monitorare il mio Iron Condor. Quindi questo è il mio Iron Condor e posso vedere il mio PNP aperto qui. Se state guardando qual è il vostro PNP, andate qui al vostro Real Positions Panel per vedere qual è il PNP in tempo reale di tutto questo Iron Condor. Se vi manca qualche informazione, cliccate col tasto destro sull'intestazione della colonna e andate a Format Columns. Ci sono molte informazioni che potete aggiungere al Real Positions Panel per tenere traccia di ulteriori informazioni. Peter, hai fatto una buona considerazione. È assolutamente corretto. Quando guardi sia le posizioni reali sia le posizioni teoriche, nota che ogni singolo elemento ha una casella di controllo. Quindi tutto quello che selezioni verrà trasferito automaticamente al grafico 2D. Quindi, se selezioni questo Iron Condor, naturalmente è la stessa posizione. Bene, vado avanti e rispondo posizione diversa ora. Vado alle mie Option Chains e diciamo che voglio fare una butterfly, cioè una farfalla. Diciamo che negozio questa butterfly. Così, ora ho una butterfly e un Iron Condor. Tutte queste informazioni vengono trasferite automaticamente al mio grafico 2D, così il PNP sta mostrando quelle posizioni combinate, quindi tutto ciò che viene selezionato, indipendentemente dal fatto che si trova sul pannello della posizione teorica e della posizione reale, viene automaticamente trasferito qui. Ora, un paio di cose circa la grafica che non ho toccato. Siamo nel graph panel, cioè nel pannello della grafica. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui. Se avete già dato un'occhiata al cono di probabilità e volete rimuoverlo, vi basta andare alla scheda impostazioni qui e sotto il grafico 2D avete l'opzione Show Stock Probability, cioè mostra probabilità azioni. Ma posso deselezionarla e la rimuove automaticamente dal fondo del mio grafico. Le due linee che ho qui sono il PNP in questo istante, che è la linea bianca, e il PNPL alla scadenza, che è la linea turchina. Se volete regolare la scadenza di una di queste linee, andate alla scheda impostazioni e qui sotto il grafico 2D avete dei cursori che vi consentono di modificare la data di scadenza da oggi fino alla scadenza. Così abbiamo detto quella era la linea oggi. Ma se spostate la data di scadenza, notate come la linea si muove nel mio grafico? Perché ora vi sta mostrando il PNP in un momento specifico tra oggi e la scadenza. Se volete lasciare le due linee e aggiungerne una terza, notate che avrete fino a quattro diagrammi differenti. Appena clicco sul direzionale per aggiungere un diagramma, mi dà un altro colore qua giù, il verde. Una linea separata qui nel mio grafico. Quindi, e posso dire, invece di mostrare solo oggi la scadenza, che voglio che mostri anche i due terzi prima della scadenza. Così ora vedo il profilo del PNP di questo particolare spread, ma in un momento specifico del futuro. Se guardate il vertice del mio grafico, vedrete la data specifica di quella linea. Il 15 del 9 è quella bianca, che è oggi. Il 19 del 9 è quella azzurra, che è la scadenza. E il 18 del 9 è una linea verde, che è un giorno prima della scadenza. Tutte queste sono opzioni che sono in scadenza. Ma potete vedere come è possibile aggiungere più grafici e vedere come il PNPL viene influenzato da un cambiamento nel tempo in cui tenete questa opzione. Inoltre, ho voluto mostrarvi che la funzionalità Add, cioè aggiungi, sotto il grafico, vi consente di impostare una parte nel grafico e di tenere traccia di quel prezzo. Ve lo mostro. Allora, clicco su Add. E si vede automaticamente il prezzo del titolo a 46,18, che è il prezzo corrente di Microsoft. E questo sarà fissato all'ultimo prezzo negoziato. Così, mentre Microsoft viene negoziata, anche il prezzo qui cambierà. E avete il PNP teorico.
e anche tutti gli indici GRIX associati a quel prezzo 46,19. Ora, la linea appare sul mio grafico e mi dice dov'è esattamente. 46,19. Bene, posso prendere la linea e spostarla ovunque nel mio grafico e vedo come il mio P&P sarebbe influenzato dalle variazioni di prezzo. Quindi, come la muovo su diversi livelli, riesco a vedere come il mio P&P teorico viene interessato. Naturalmente questi sono bloccati sul diagramma 1 di adesso. Ma se volete farlo in una data futura, diciamo che voglio farlo sul diagramma 2 o diagramma 3, che è quello che abbiamo aggiunto, ossia la linea verde, quindi se vado qui nel centro, poi mi trovo nell'area dove il mio grafico vi mostra alcuni profitti per questo particolare spread. Bene, se clicco su Pinned, cioè bloccato, notate che si ottengono diverse opzioni. Questo aggiunge automaticamente a un Pinned il prezzo del 5% al di sotto del prezzo corrente all'ultimo e del 5% al di sopra del prezzo corrente. Quando lo faccio, noto come crea automaticamente tre diverse parti nel mio grafico, tre diversi scenari di prezzo e come questo influisce sul mio P&P. Se voglio basare tutti i calcoli sul diagramma 3, sospendete il diagramma e vedrete il conseguente cambiamento del P&P teorico, inclusi i GRIX. Se dovete rimuovere una di queste parti di prezzo, vi basta cliccare sulla X sul lato destro e potete rimuoverle. Ma Pinned è una funzionalità molto bella. Non solo vi permette di impostare una parte su una percentuale, ma anche sulle variazioni standard, se volete fare così. E con l'introduzione di TradeStation 9.5 abbiamo incluso una funzionalità di ricerca. Fa parte del pannello Option Chains e fa parte di una scheda qui. Ma ancora una volta potete spostare quella scheda in giro e renderla un pannello a sé, se volete farlo. È proprio qui, all'interno del pannello di Option Chains, come una scheda. Questa è la stessa funzionalità della vecchia Option Station Search, ma ora è completamente integrata in Option Station Pro. Voglio mostrarvi alcune delle cose che potete utilizzare e come potete utilizzarle. Innanzitutto vi è un gruppo di riquadri in cima. Quindi date un'occhiata a questo. Impostazioni correnti, ecco la negoziazione dell'asset sottostante Microsoft a 46,16 e avete la volatilità dell'asset. Questa è la volatilità storica. Abbiamo già visto dove l'avevamo cambiata. Questi sono i 100 giorni di volatilità storica ed è 13,94%. Il modello per questo Option Station Pro è Black-Scholes. Potete cambiare il modello. Se siete interessati a cambiare il modello, andate alla scheda impostazioni e se la scorrete fino in cima, eccolo lì. Set Price and Model, cioè imposta il prezzo e il modello. Abbiamo Black-Scholes e poi ne abbiamo un altro che potete scegliere da quello standard, poiché quello che viene utilizzato di più è Black-Scholes. Quindi che ha strike massimi per caricare 20. Qui, nel riquadro accanto, fornite le informazioni sulla vostra strategia. Cosa pensate che accadrà a Microsoft, o se siete rialzisti con rischio limitato. Se vado al menu a discesa, ho una dozzina di diverse opzioni selezionabili, dunque avete un rischio limitato rialzista. Oppure, se volete cercare le opzioni che hanno il rischio illimitato, potete fare anche questo. Potete essere rialzista o forse volete prendere un rischio illimitato, forse Microsoft è scambiata orizzontalmente e volete andare al mercato con rischio limitato. Oppure siete interessati a un particolare spread. Diciamo che volete scambiare le butterfly, cliccate su butterfly e la funzione ricerca visualizzerà solo butterfly. Vado qui e dico, sono rialzista e voglio prendere un rischio limitato nelle mie option spread. Vi dà un'indicazione di quale tipo di strategie sta andando a cercare. Ad esempio, sta andando a vendere put verticali, sta andando ad acquistare call verticali e sta andando ad acquistare call outright. Bella domanda qui, Jet. Potete cercare options trade across, cioè attraverso la negoziazione delle opzioni, o iniziare con options? Ecco, in questo momento la ricerca funziona solo per simbolo.
anche se prestissimo rilasceremo la funzionalità per fare portfolio search, cioè ricerca di portafoglio, e anche portfolio tracking, cioè monitoraggio del portafoglio. Quindi tenete gli occhi aperti sulle nuove caratteristiche che stanno arrivando per Option Station Pro, perché quello che sta arrivando è molto interessante. Si può salvare una ricerca? Potete fare diverse cose con un risultato di ricerca e vi mostrerò cosa potete fare. Strike di fila, naturalmente, in quale misura gli strike price saranno all'interno dello spread. Il prossimo riquadro su è dove pensate stiano andando i mercati. Questo è il vostro prezzo dell'asset previsto nella prospettiva del mercato. Il prezzo continuerà a mantenersi lo stesso a 46,17? Allora avrete una variazione dello 0%, ma se pensate di essere rialzista e ritenete che Microsoft stia per salire, diciamo, del 10%, digitate il 10%, così vi dà un'idea di ciò che il prezzo sta facendo o se il prezzo sta andando a $50.79. Qui dite al TradeStation o alla ricerca quando avete intenzione di chiudere le negoziazioni. Diciamo ad esempio che sto pensando di tenere questi spread per un paio di settimane, quindi 15 giorni, e la volatilità dell'asset cambia se pensate che Microsoft continuerà a negoziare a una volatilità di 13,9 o se pensate che la volatilità sta migliorando un po'. Diciamo che volete aumentare fino al 10% e qui vi dà ciò che la volatilità potrebbe essere in un paio di settimane. Diciamo che non volete fare nessuna strategia di vendita, volete solo fare strategie buy, ma includere put e call. Potete deselezionarlo. E qui in fondo a destra dovete scegliere in quale modo volete classificare i risultati. Se non effettuate alcun cambiamento, lo farà per probabilità di profitto. Quando faccio ricerche, di solito do un'occhiata a quale sarà il projected profit, cioè l'utile previsto. Profitto previsto in base alla mia prospettiva di mercato, da intendersi. Il numero di risultati che potete scegliere è 100 o uno spread di importo ancora più piccolo. Quindi scelgo 20 e poi clicco su Run Search, cioè avvia ricerca. In pochi secondi TradeStation avvia una ricerca e ho una lista di opzioni che posso negoziare. In questo caso particolare sono tutte opzioni single call perché abbiamo detto di non includere le strategie di vendita. Vado avanti e controllo. Posso apportare modifiche alla mia ricerca di opzioni e avvio nuovamente la ricerca, che viene aggiornata automaticamente per me. Se voglio avere più opzioni, è sufficiente cliccare su un numero diverso. Clicco ancora su Esegui ricerca. Ogni volta che cliccate su Run Search, cioè Avvia ricerca, va ad avviare diversi scenari. In questo caso, nella parte inferiore, abbiamo un vertical. Quindi da qui posso praticamente selezionare lo spread che voglio analizzare ulteriormente. Poi clicco sul pulsante Analyze, cioè analizza, qui a destra. Come vedete, lo porta automaticamente qui al Theoretical Positions Panel, dove posso fare la mia grafica. Posso fare la mia analisi e ulteriori ricerche per questo particolare spread. Dunque, Greg, se sei alla ricerca di attività insolite per le opzioni, questo potrebbe non essere il luogo in cui cercarle. Ma ricorda che abbiamo parlato della hotlist. Nella hotlist potete impostare dei filtri sulle stock options, cioè sulle opzioni su azioni, e cercare attività insolite. Se state guardando implied volatility, cioè la volatilità implicita, se state guardando trade, cioè negozia, volume per call e put specifici, avete diversi filtri nelle hotlist che potete applicare per ottenere opzioni del genere. Ma questa particolare ricerca, in questo caso particolare, ho notato che potete fare un po' di Greeks, searches, projected price, projected profit e expected values, cioè Greeks, ricerche, prezzo utile, prezzo previsto, utile previsto e valori attesi. Quindi ci sono alcuni filtri che potete applicare e la ricerca classificherà gli spread sulla base di ciò che selezionate come filtro di classificazione. Bene, praticamente questa è la funzionalità in Option Station Pro. Se avete domande, riservo i prossimi minuti per guardare i quesiti posti e vedo se posso esaminare un po' più informazioni sulle funzionalità.
In Option Station Pro, se volete inserire una negoziazione, potete farlo direttamente dal pannello Option Chains. Quindi, ad esempio, diciamo che ho voluto acquistare questo call a 46. Tengo la mia chiave di controllo e clicco sul prezzo di offerta. Così la barra degli ordini è praticamente la stessa. Non importa da dove lo lanciate, se lo fate dal Theoretical Positions Panel è sufficiente rimuovere tutto quello che ho qui sotto a tutti gli spread. Diciamo che voglio farlo da qui. Vi basta cliccare sul prezzo richiesto se volete acquistare un call. Trasferisce le informazioni qui al Theoretical Positions Panel. Vedo Buy One Call, cioè acquista un call. E da qui cliccate sui puntini di sospensione proprio qui sulla destra e poi cliccate su Negozia. Questo porta in primo piano la barra degli ordini di Option Station Pro, dandovi pieno accesso a tutti i diversi campi che potete regolare prima di inserire l'ordine. Potete fare ordini da Trade Station? Sì, certo. Ho mostrato come potete andare a Trade Station. E TradeStation nella barra degli ordini ha anche una scheda opzioni in cui avete accesso agli spread, se volete fare eventuali spread anche da TradeStation. E Bradford C è solo un simbolo alla volta. Se siete in Option Station Pro potete visualizzare le posizioni solo un simbolo alla volta, questo è assolutamente vero. Questo è il limite di Option Station Pro, ma ho parlato con i responsabili di prodotto e attualmente stanno lavorando sul modo per farvi vedere la gestione delle opzioni a livello di portafoglio, quindi la capacità di combinare diversi simboli in un'unica visualizzazione in modo da farvi tenere traccia di tutte le vostre posizioni. Dovete capire che questa è la limitazione di Option Station Pro e stiamo lavorando velocemente, ma è davvero difficile rendere tale funzione disponibile. Cherry, Option Station Pro viene aggiornato con TradeStation, quindi se aggiorni TradeStation dovreste ottenere l'ultima versione di Option Station Pro. Così, da TradeStation vi basta andare alla guida e cliccare su Update Manager, cioè il gestore degli aggiornamenti di TradeStation, che dovrebbe darvi la versione più recente. Bene, il tempo è scaduto, dobbiamo terminare questa lezione. Voglio dire che mi ha fatto davvero piacere illustrarvi tutte queste funzionalità. Se avete domande da fare, avete il mio indirizzo di posta elettronica, quindi fate seguito con una email se volete più informazioni. Voglio dirvi che vi aspetto tutti domani, auguro una buona serata e grazie per essere stati con noi oggi. Arrivederci a tutti.